Ancora un'operazione delle forze dell'ordine nel Vallo di Diano. Ad Atena Lucana, i militari della compagnia di Sala Conzilina, sotto la guida del capitano Davide Acquaviva, hanno tratto in arresto un 18enne di Sanza, incensurato, trovato in possesso di un'arma clandestina. I militari del nucleo radiomobile, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati in genere, sulla strada provinciale 19 di Atena Lucana, hanno ispezionato l'autovettura, un Alfa Romeo, con a bordo il giovane e, a seguito di un atteggiamento sospetto tenuto dal neomaggiorenne, hanno perquisito l'automobile, ritrovando, occultata nel cruscotto, una pistola semiautomatica, una Browning FN calibro 7.65 con matricola brasa e anche completa di caricatore. L'arma è stata sottoposta a sequestro, il giovane e i domiciliari. Attimi di paura poi questa mattina a Vallo della Lucania. Un extracomunitario, intorno alle 6, ha iniziato a lanciare delle pietre contro le auto parcheggiate in zona. Il proprietario di una delle vetture si è reso conto di quanto stava accadendo e ha allertato le forze dell'ordine. L'extracomunitario è fuggito, ma è stato ritrovato dai carabinieri e portato in caserma.